loro urlavano. Urlavano forte, forte! Stupro e tentato omicidio. Poi è tornato silenzio. È probabile che abbia sentito ogni parola. Io ti odio! In Prima TV Rete 4, Law and Order Unità Speciale, nona stagione, sabato 23:20. Giovedì 4 marzo, benvenuti alla rassegna stampa del TG4. Tra le notizie che trovano maggiore spazio sui giornali di oggi, la politica, il pasticcio delle liste che rischiano di essere escluse dalle elezioni regionali. Al Senato le dimissioni di Di Girolamo. Per la cronaca, onda anomala alta 8 metri investe una nave da crociera in viaggio tra Marsiglia e Barcellona, due vittime, un italiano e un tedesco. Il terremoto in Cile, ancora forti scosse, oltre 800 le vittime. Scandalo in una scuola in provincia di Novara dove un bimbo per punizione è stato messo nudo davanti ai compagni di classe. Il tempo torna a peggiorare, nuvole e piogge al sud e in Sicilia nevicate al nord e ancora molta cronaca dall'Italia e dal mondo. Ma vediamo i primi titoli, partiamo dal Corriere della Sera. No alle liste, il PDL protesta in piazza. E ancora il Messaggero di Roma. Roma e Milano, ricorsi bocciati. Vediamo subito la prima pagina dell'Avvenire. Caos elettorale, nuovo no a PDL lista Formigoni. A Roma e Milano respinti i ricorsi contro l'esclusione. Napolitano, che pasticcio. Più al centro, il terremoto in Cile, angoscia per i dispersi, decine di vite strappate alle macerie. Ancora tra le notizie, Di Girolamo, il Senato approva le dimissioni e lui si costituisce. In Spagna, onda anomala sulla nave da crociera, muore un italiano. E ancora la prima pagina del Mattino di Napoli, caos liste, premier pronto alla piazza, ira di Berlusconi dopo le bocciature delle corti d'appello, la tentazione del decreto, oggi raduno della Polverini. In Lombardia resta fuori Formigoni, a Roma nuovo stop al PDL. E ancora più in basso, onda anomala, sulla nave muore italiano, la tragedia durante una crociera al largo della Catalogna. Più a destra, in basso, ancora una notizia, allarme alcol, primo bicchiere a 11 anni, il Ministero della Salute, siamo in testa per i consumatori giovani. La prima pagina del Giornale di Sicilia, al centro c'è una bellissima auto, la Super Bugatti, un'auto, una regina che va a 350 all'ora, è un'auto, pensate, che costa oltre 1 milione di euro. Più a destra il delitto fraga la, messaggio dei boss dalle carceri, l'inchiesta sull'omicidio dell'avvocato. Dunque abbiamo visto molti titoli dedicati alle elezioni e alle liste per le regionali, ancora tensioni e polemiche sulle liste bloccate appunto alle prossime elezioni regionali, quella di Formigoni a Milano per il numero di firme, quella di Renata Polverini al governo del Lazio per la presentazione giunta in ritardo. La notizia giunge nelle redazioni poco dopo le 17. La Corte d'Appello di Milano non ammette la lista per la Lombardia di Roberto Formigoni alle elezioni regionali, respingendo il ricorso presentato. Il risultato immediato è che l'attuale governatore Formigoni continua per ora a non essere candidato alle prossime elezioni regionali. Ricorreremo al Tribunale Amministrativo Regionale contro l'esclusione della lista, si fa sapere immediatamente dal Popolo della Libertà. E intanto ore di attesa e occhi puntati sulla Corte di Appello di Roma. Ammessa la lista civica collegata a Renata Polverini, sul tavolo restano due questioni aperte. La sorte del listino bloccato, sempre collegato al candidato presidente, i giudici si esprimeranno nelle prossime ore, e la sorte della lista provinciale del Popolo della Libertà, che sabato scorso non era stata ammessa. Per quanto riguarda quest'ultima, la notizia è di poco fa. Il ricorso è stato respinto. Renata Polverini annuncia: da questo momento possiamo rivolgerci al TAR, siamo fiduciosi. La prima pagina del Giornale diretto da Vittorio Feltri. Se punite gli elettori si va in piazza, i responsabili degli errori sono indifendibili, ma sarebbe una follia privare dei loro diritti milioni di cittadini. Governo pronto a correre ai ripari, si pensa a un decreto legge ad hoc o al rinvio delle elezioni. Confermato PDL fuori in Lazio e Lombardia, le
foto dei grandi esclusi, per ora titola il giornale. Più in basso ancora il delitto di Novi Ligure, Omar è già libero, giusto così, anzi no, un commento su questa notizia. Ancora il giorno al centro, la fotonotizia, missione salva voto, caos liste respinti, i ricorsi di Formigoni e Polverini, Berlusconi pensa a un decreto, oggi il premier in piazza con la candidata del PDL nel Lazio. Più a destra Di Girolamo si dimette e va in carcere. Ancora il disastro ecologico nel Lambro, ancora petrolio per il sabotaggio, non tornano i conti dei tempi. C'è uno scandalo in una scuola elementare di Briona, piccolo comune di 1000 abitanti in provincia di Novara, dove alcune maestre e una bidella, per punire un bimbo che aveva imbrattato il bagno, lo hanno costretto a restare nudo davanti ai compagni di classe. Dopo aver parlato con suo figlio, è stata questa mamma a scoprire tutto, a raccontare ciò che sarebbe accaduto nella scuola elementare di Briona, un paesino vicino a Novara, dove per scoprire quale degli alunni avesse sporcato il bagno, la bidella, con l'aiuto sembra di due maestre, avrebbe obbligato 14 bimbi tra gli 8 e i 10 anni ad abbassare i calzoncini. E ha voluto sapere chi era il colpevole. I bambini, nessuno parlava dei bambini, nessuno diceva nulla, e quindi in pratica ha voluto che ogni bambino andasse in bagno e si togliesse le mutandine. Una cosa tragica che non esiste. Le maestre smentiscono, ma a confermare ci sono loro, i piccoli alunni. Sentiamo le testimonianze. La bidella è venuta in classe e ha detto uno per uno di andare in bagno e tirarci i pantaloni. Sono andato in bagno e mi hanno fatto abbassare i pantaloni per vedere se le mutande erano sporche. E tu cosa hai dovuto fare? Io ho dovuto abbassare i pantaloni, mi sono dovuto girare e hanno guardato. Il Tempo quotidiano di Roma. Timbro e martello, l'apertura è dedicata alle liste elettorali, falce giudiziaria sulle liste per le regionali, Formigoni e PDL fuori da Lombardia e Lazio, il governo pensa a un decreto, continua la raccolta delle firme, il Tempo sta raccogliendo le firme per sollecitare le prossime elezioni regionali. Gli italiani devono votare, per il quotidiano romano. Al centro la fotonotizia, ride solo la Bonino. E ancora più in basso, inchiesta, la cricca voleva spiare i ministeri, si riferisce agli appalti, all'inchiesta sugli appalti dei grandi eventi. E dal quotidiano Il Tempo noi parliamo invece di tempo, che è tornato a peggiorare al sud in Sicilia, nuvole e pioggia, nevicate al nord, eppure la primavera dovrebbe arrivare dopo il 20 marzo. Forti raffiche di vento, oltre i 70 km l'ora. Decine di interventi dei vigili del fuoco per alberi sradicati, case scoperchiate. Parte da qui, dalla Sardegna, l'ondata di maltempo in arrivo sulla penisola. Blackout sempre in Sardegna, a Valle d'Oria, a causa del vento forte. Disagi e danni anche a Cagliari e in diversi centri della Gallura. Al nord la pioggia è cominciata a cadere sulla pianura padana, mentre al sud si registrano ancora frane e smottamenti. In provincia di Messina, a Caronia, la frana è ancora in movimento e 32 famiglie restano fuori casa. Smottamenti oggi anche in provincia di Caltanissetta, dove è stata chiusa la provinciale fra Villalba e Cammarata. La prima pagina del quotidiano Libero. Rapina in corso, democratici un corno, titola il quotidiano. Formigoni fuori dal voto, la Polverini quasi. Attentato di giudici e sinistra alle elezioni, Napolitano deve fermarli ad ogni costo, titola il quotidiano. Poi c'è un articolo di Giampaolo Panza, ancora i commenti. Silvio vuole rinviare le regionali, in 5 milioni derubati delle urne, il vizio